Ciao, io sono Giorgia e oggi sono qui per fare una doppia recensione di due libri a tema Medusa, la Gorgone. In particolare i libri sono Il segreto di Medusa di Anna Lin, edito Newton Compton per un prezzo di 9,90 euro, con sovraccoperta e copertina riportata anche sotto. Il libro in questione è molto piccolo, cioè nonostante sembri di medie dimensioni, in realtà ha un font davvero davvero enorme, con tanto di diverse pagine bianche, comunque. È scritto grosso, ok? Motivo per cui la versione digitale consta tipo 160 pagine, per intenderci, il che lo rende veramente un libro rapidissimo da leggere. E l'altro libro invece è questo di Jessie Barton, Medusa, The Girl Behind the Myth. Questo è stato illustrato da Olivia Lomenek Gill, edito Bloomsbury, per un prezzo di, non vi so dire, non c'è scritto, comunque sarà qualcosa in dollari che al momento non c'è scritto qui. Troverete come sempre i link ad Amazon ai due libri con il mio link di affiliazione. Se comprerete da lì, io riceverò una piccolissima percentuale da Amazon, quindi potete utilizzarli senza problemi. Sotto la sovraccoperta c'è questo e, come vi dicevo poc'anzi, è un libro illustrato. Molto bello come progetto grafico, con addirittura illustrazioni a doppie pagine, ma anche, adesso c'è da vedere se riesco a beccarvi dei punti, illustrazioni anche sulle pagine dove c'è presente il testo. Eccolo qua, ce l'ho fatta. Molto bello. Font enorme in questo caso perché è un libro per ragazzi, non middle grade, poco più alto come target, però insomma tra middle grade e young adult per intenderci. Molto bello, è in inglese, non è stato ancora tradotto purtroppo in italiano, quindi l'ho letto per voi in lingua per farvi sapere cosa ne pensassi. Invece Il segreto di Medusa l'abbiamo letto nel gruppo di lettura a tema mito greco, che si è concluso a marzo e che ha visto come protagonista proprio questo libro. Prossimo mese leggeremo l'altro libro di Anna Lin, che è La vendetta degli dèi. Ora, appoggiamo i due libricini qui, che si dovrebbero anche vedere forse nell'inquadratura, mi turba che il titolo è al contrario, e procediamo con la recensione. In realtà voglio prima parlarvi di questo, che se rimanesse in piedi così mentre io parlo sarebbe tipo fantastico. In entrambi i casi si tratta di un retelling del mito con lo scopo di rivalutare la figura di Medusa, ma i due romanzi prendono due direzioni distinte e separate, sia per tipologia di target che di stile, ma diciamo proprio di inquadratura della vita di Medusa e di scelta proprio narrativa su come impostare la storia. Questo romanzo segue inizialmente la vita di Medusa prima dell'incontro con le divinità, quindi quello che è successo prima, e il dopo in realtà viene esplorato attraverso gli occhi di Perseo. Quindi il romanzo è diviso praticamente in due parti, la prima parte è completamente incentrata su Medusa, la seconda invece è attraverso gli occhi di Perseo. In realtà poi nella seconda parte c'è anche un'alternanza di punti di vista all'interno dei capitoli, quindi diciamo che è più sbilanciato verso la narrazione dagli occhi di Medusa, ma questa narrazione al maschile viene presentata in maniera assolutamente random, senza soluzione di continuità con quanto narrato precedentemente, ma per creare un distacco con la mostruosità di Medusa, cioè dopo la trasformazione. Passa molto molto tempo e viene data voce a Perseo per raccontare poi quella parte del mito che conosciamo tutti. Ed è un peccato, a mio avviso, perché oltre a essere cortissimo il libro, questo permette per forza di cose di approfondire ben poco quella che è la psicologia di Medusa, che finisce per essere una vittima. Sicuramente in entrambe le versioni non troverete una Medusa che ha piacere, che trae piacere dall'uccidere e pietrificare gli uomini, come dal mito, ma di una vittima degli eventi che si è trovata, per via della sua bellezza dirompente, incompresa e maltrattata dalle divinità. Come sapete, la storia narra che la sacerdotessa di Atena, Medusa, appunto, fu vista da Poseidone che la bramava e purtroppo le fece violenza nel tempio stesso di Atena. Atena, inviperita, la trasformò in una gorgone. Purtroppo questo libro, a mio avviso, rimane molto superficiale rispetto a quello che si poteva realmente esplorare della storia di Medusa, tant'è che appunto la parte iniziale è solo quello che succede prima della trasformazione e conseguente confronto con Atena, e poi si dà voce a Perseo, al suo viaggio e alla sua missione nel tentativo di salvare sua madre Danae.
In entrambi i romanzi viene scelta di adottare la versione del mito per cui appunto Medusa è stata violentata da Poseidone e conseguentemente trasformata, maledetta da Atena. Ma ci sono ovviamente, come ben sapete, come in qualsiasi mito greco, delle variazioni. Quindi ci sono due diramazioni del mito. Secondo la prima, che è anche quella più conosciuta dai più, Medusa era una donna bellissima che ha subito questa trasformazione orrenda da parte di Atena per due motivazioni, dipende, dalle variazioni sul mito. Primo, violenza da parte di Poseidone oppure l'aver giaciuto volontariamente, ma questa è una versione minore, nel tempio di Atena, motivo per cui quest'ultima ha deciso di trasformarla. Oppure si dice anche che avesse gareggiato in bellezza con la dea Atena stessa, che insomma non una buona idea. Queste sono le versioni che vengono portate avanti da Ovidio, Apollodoro, Esiodo. E secondo proprio quest'ultimo Esiodo esiste anche un'altra versione del mito portata avanti anche da Eschilo, Pausania, nonno di Panopoli, che vedeva invece Medusa come sorella di Steno e Euriale a formare il trio delle Gorgoni, le altre due sorelle immortali e lei immortale. E tutti e tre figlio del dio marino Forco e della sorella di quest'ultimo, Ceto. Oltretutto, loro vengono collocate come originarie dell'Oceano occidentale, secondo Esiodo, dove vivevano anche le Esperidi e la notte. Questa versione è quella utilizzata proprio da Jesse Barton nel suo romanzo. E perché vi sto raccontando queste variazioni? Perché volevo andare a contestualizzare quelle che sono state le differenze presenti all'interno di questi romanzi, partendo proprio da quella che è la figura di Medusa. Medusa, anche qui, come vi dicevo prima, viene utilizzata la versione più classica del mito, in cui lei prima era una donna mortale che viene trasformata solo successivamente in mostro. E qui si porta avanti, anche per umanizzare molto di più questa figura, la versione della violenza subita a danni di Medusa da parte del dio Poseidone, in circostanze diverse, ma il contesto rimane sempre quello. Nel primo caso, in questo romanzo, Steno e Euriale sono le sue sorelle mortali, tutte e tre nate da una famiglia normalissima, che subiscono lo stesso destino di Medusa per aver osato insultare la dea Atena. Nel secondo caso, invece, le due erano già precedentemente immortali, ma a seguito della loro difesa, molto aggressiva ai danni di Atena, finiscono per essere parzialmente deturpate anche loro e ottengono solamente delle ali, con cui in realtà vivono benissimo, a differenza di Medusa che ha i suoi serpenti con cui pietrifica le persone. In Il segreto di Medusa, Steno e Euriale mantengono una versione molto più mostruosa, sempre alata, ma più deturpata, in cui l'umanità va via via perdendosi. Nel secondo caso, invece, essendo già delle creature immortali che ottengono come beneficio solo quello di volare, non c'è una grande variazione in tal senso, però è comunque interessante che venga mantenuta la rappresentazione alata delle altre due gorgoni, che in teoria avrebbero dovuto avere anche loro dei serpenti in testa, ma diciamo che il focus rimane sempre su Medusa e su quello che lei è costretta a subire per via del solo fatto di essere bella. Quindi già essere donna è una condanna, figuriamoci essere donna e bella e dover subire lo sguardo invasivo di una divinità che tutto vuole, tutto si prende, ma che in realtà è metafora semplicemente dello sguardo maschile sulle donne in epoca antica, ma molto contemporaneo tuttora. Quindi il fatto di non avere alcuna colpa e di invece fare victim blaming, quello che viene detto appunto la colpevolizzazione della vittima. Ah, ma eri vestita in un determinato modo, ah, probabilmente hai dato cenno di voler essere consenziente, insomma. Tutto questo discorso che rimane sempre molto molto attuale ed è abbastanza preoccupante, ma al contempo interessante analizzarlo in chiave moderna. Ma torniamo a noi. Giudizio su questo primo libro non particolarmente positivo, nel senso che rimane tutto troppo troppo superficiale. E il materiale alla base invece era buono, cioè c'erano dei buoni spunti di partenza, proprio perché si parte dal concetto che Medusa non è un mostro e quindi cerchiamo di comprendere che cosa ha vissuto e si può andare a indagare la psiche di una donna che ha subito qualcosa di orribile senza aver fatto nulla, nulla di che. Purtroppo anche il suo rapporto con le sorelle non viene particolarmente approfondito e tutta la seconda parte, dal punto di vista di Perseo, non permette di fare ulteriore lavoro in tal senso, il che rimane un peccato. La parte finale della storia, che non vi spoilererò perché appunto è leggermente diversa rispetto al mito classico, ma di poco, secondo me era uno spunto molto bello, che però non è stato portato granché avanti.
E a mio avviso, nel momento in cui si va a dire che passano millenni, dal punto di vista storico è un po' impreciso, tra l'altro, dalla trasformazione di Medusa all'arrivo di Perseo, l'autrice avrebbe potuto fare un lavoro migliore dal punto di vista dell'indagine psicologica di una donna che è costretta su un'isola, completamente trasfigurata in una creatura terribile, completamente sola se non per la compagnia di due sorelle altrettanto mostruose che la detestano per via della loro condizione, che insomma è tra virgolette colpa sua, sempre discorso di cui prima, cioè a me pare assurdo che non ci sia un cambiamento interiore nella psiche del personaggio, cioè Medusa rimane sempre sul ma io non voglio farvi del male, nonostante ci siano continuamente uomini che arrivano a tentare di volerla uccidere e di decapitarla, insomma, quindi questo. Un'altra cosa che non mi è piaciuta per niente è il rapporto con la divinità, cioè, mi spiego meglio, Atena nella prima parte del romanzo è molto presente, cioè in maniera fisica, arriva e interagisce con Medusa in maniera secondo me eccessiva, nel senso che neanche nell'Odissea, quando Atena appare a Telemaco o a Odisseo, la sua presenza è tanto palese, cioè più delle volte avviene sotto mentite spoglie. Quindi lo fa o tramite un aspetto mutato, quindi personaggi differenti, ma l'apparizione del divino è molto rara, cioè in pochissime occasioni. Quindi mi è sembrato un po' strano questo utilizzo invece così preponderante della figura di Atena che prende e appare e parla a Medusa come se fosse la sua vicina di casa. Questa cosa non mi è piaciuta per niente, anche perché il dialogo tra le due avviene in maniera fin troppo colloquiale e l'atteggiamento di Atena, per quanto, ok, le divinità greche siano capricciose, umane, fallibili, mi è parso veramente un comportamento fuori luogo, nel senso che lei non dà alla sua fedele sacerdotessa manco l'opportunità di spiegarsi, anzi la condanna subito. E le divinità che dovrebbero essere tutte quelle che tutto vedono, insomma, no, non il massimo. Cioè, è chiaro che nel mito originale è quello che succede, però poteva essere gestita molto meglio questa la questione, o quantomeno introdurre sin da subito Atena come un essere divino, appunto, e distaccato, e non come quella che fa praticamente la seconda madre a Medusa. Così da anche contestualizzare meglio l'atteggiamento distaccato e menefreghista della divinità che dice: Vabbè, tu hai sporcato il mio tempio con questa unione, non me ne frega niente, sei solo una mortale, puoi morire, puoi avere i serpenti in testa per quel che mi riguarda. E invece, diciamo che la partenza la rendeva più umana Atena, cosa che appunto non mi è piaciuta per niente. E anche Poseidone, appunto, le appare più delle volte sotto mentite spoglie, però vabbè, Poseidone è un agente differente che cerca di sedurla senza riuscirci e poi fa quel che sappiamo tutti. Invece parliamo anche di quest'altro libro che non so se starà in piedi allo stesso modo, no? Vabbè, facciamo che lo poggio qua e basta. Parliamo adesso di Medusa, The Girl Behind the Myth, di Jessie Barton, che come vi accennavo all'inizio mi è piaciuto molto di più, ma per una scelta proprio narrativa, ovvero l'autrice ha deciso di prendere un particolare momento della vita di Medusa qualche giorno e di mostrarcelo attraverso la narrazione. In particolare, la Medusa che noi vediamo è una ragazzina diciottenne che è stata trasformata solo da 4 anni, sempre a seguito della violenza e della totale incomprensione della dea Atena, ma qui non c'era alcun rapporto suo con le divinità, e anzi, secondo me è molto ben descritta la situazione in cui la ragazza si trovava nell'isola su cui viveva, dal momento che lei ha la sfortuna, il che è paradossale, di essere bella. E quindi viene colpevolizzata di tutto per la sua bellezza, soprattutto dell'aver sedotto una divinità, e quindi, cioè, di sicuro lei ha detto di sì e poi ha voluto cambiare idea, e insomma, tutta questa dinamica. C'è tutta una riflessione molto bella sul concetto di bellezza, su quello che ciò comporta anche nei confronti degli altri, nel modo che hanno di relazionarsi a te e di darti la colpa anche per delle cose che non dipendono assolutamente da te. Il fatto che la bellezza ti renda un oggetto che appartiene agli altri, non appartiene più a te, e di come Medusa finisca per odiare questa bellezza con cui tendevano a
identificarla agli altri e finisce invece per apprezzare, cioè si tratta proprio di un percorso di accettazione, la nuova forma che le è stata inizialmente affibbiata in maniera negativa, ma poi che forse finisce per essere un dono dalla dea Atena, che forse ci aveva visto lungo. E in questo racconto Medusa incontra Perseo, praticamente tutta la storia, il suo dialogo con Perseo, c'è un'ironia drammatica non indifferente, nel senso che noi sappiamo perfettamente come si dovrà concludere la storia, sappiamo il motivo per cui ognuno dei due è finito su quell'isola. E quindi, nonostante loro si parlino, si svelino l'un l'altro pian piano, pezzo pezzo, giorno giorno, sappiamo che questa situazione di serenità, di stasi, non potrà durare, che il loro amore è solamente un'illusione, c'è qua un rapporto proprio di amicizia che poi diventa d'amore. E soprattutto questa rivelazione finale dell'obiettivo di Perseo permette a Medusa di capire che lei è sempre rimasta per gli altri quello che loro vedono, quindi o una donna bella e quindi fonte di tutti i mali, oppure un mostro. Ma lei non ha colpa di alcunché ed è lei ad autodeterminarsi e a decidere come il suo aspetto non abbia alcuna influenza su quello che lei è e di come possa accettarsi anche così, e anzi questo le possa dare il pretesto di non essere più la donna bella, ma di essere se stessa. A me è piaciuto molto questo, l'ho trovato davvero carino. Sicuramente non ha niente di eccezionale, ma l'ho trovata una rivisitazione sicuramente più, cioè meglio riuscita di tante altre che sto leggendo di recente, perché qui veramente va a prendere anche solo un piccolo frammento del mito, dandoci tutte le informazioni necessarie a contestualizzarlo, ma ci narra l'incontro di Perseo e Medusa, con loro con un'età differente, con modalità totalmente diverse e che ci permette di empatizzare con loro e di quello che sta per accadere, perché noi sappiamo sin dall'inizio che Perseo è lì per tagliarle la testa, ma noi sappiamo anche che Medusa non ha mai ucciso nessuno, né fatto del male a una mosca. Ed è proprio questa ingiustizia, questo accanimento nei confronti della donna che ci permette di riflettere su quello che Medusa, la donna mostruosa, rappresenta sia per i miti dell'antichità, ma anche per una riflessione più contemporanea. Quindi questo è quello che io desidero dai retelling del mito, una riflessione più contemporanea su dei temi che sono sempre molto attuali, che gli antichi greci già ci hanno messo a disposizione. Poi la veste grafica è davvero meravigliosa, io l'ho letto con estremo piacere perché è tutto super bello esteticamente. Spero tanto che venga portato in Italia perché è piccolo, breve da leggere, non ci vuole veramente niente. Anche l'inglese, nel caso voleste approcciarvi a questo titolo, è molto semplice, quindi consigliatissimo. L'inizio è anche molto poetico, un peccato che poi non abbia tenuto questa linea stilistica, ma comunque di sicuro molto bello. Per quanto riguarda lo stile di questo, mi sono dimenticata di dirvi qualcosina, ma concludiamo il video così, rimettendolo. No, lo terrò in mano. Allora, lo stile qui è un po' particolare, nel senso che alterna dei momenti in cui fa delle metafore molto auliche a uno stile in realtà asciutto, quasi colloquiale e semplice, con dei periodi molto brevi, un periodare molto netto che facilita l'avanzamento proprio della lettura. Infatti è un libro assolutamente scorrevole. Stilisticamente non eccellente, ma neanche brutto. Potrebbe appunto, vi avviso, stonarvi un po' questa alternanza di informalità e alcuni momenti sicuramente più aulici e più evocativi, che magari meglio si addicono ai retelling del mito. Questo è quanto, questo era il mio parere su questi due libri su Medusa. Per il momento anche di saggistica non ho letto nulla, quindi non ho nulla da portarvi in tal senso. Non so se leggerò a breve altri retelling di Medusa, perché se non erro ci sono solo in inglese e non ho voglia di leggerli in inglese, qualora dovessero essere portati poi in Italia. Perché no? Intanto io ho anche un segnalibro bellissimo che mi ha portato mia sorella da Firenze, Galleria degli Uffizi. Questo è un bellissimo dipinto di Caravaggio. Quindi questo era quanto, questo è il mio parere sui due libri in questione. Spero vi abbia soddisfatto perché so che alcuni di voi aspettavano questa recensione. Vi aspetto sul gruppo Telegram per parlare di retelling del mito. Potete anche entrare e fare chiacchiere con noi, tanto siete sempre al riparo dagli spoiler perché sono ben segnalati. Fatemi sapere se li volete leggere, li avete letti, cosa ne pensate. Siamo sempre qui pronti a
parlarne, a discuterne. Io spero che il video vi sia piaciuto, se è così fatemelo sapere con un mi piace, commentino qua sotto, potete iscrivervi al canale e attivare la magnificissima campanella. In descrizione trovate tutti i miei link esterni a vari social, affiliazione, coffee se volete offrirmi un caffè virtuale e basta direi. Spero di nuovo che il video vi sia piaciuto e noi ci vediamo al prossimo. Ciao!